Ma salve! Ma buongiorno! Ma ciao! Ma ciao, bei bambini, ciao! Perché parlo come un deficiente oggi? Non lo so, forse perché sono ispirato dalla deficienza. Non ho dormito un ceppo di niente questa notte, evviva! Niente! Perché ho Electric Topi con la bronchite a casa e poverino tossisce molto, di conseguenza io non ho dormito niente. Quindi sto in una fase di demenza assoluta, quindi immagino che voi vi divertirete se io sono in questo stato. Ma oggi cosa facciamo se non un altro fantastico Supatuba? Lanciamo la sigla. Supereroi o super cattivi? In realtà doveva essere al singolare, la supereroe o super cattivo. Invece, vabbè, è uguale. Comunque sia, bambini, oggi siamo qui per fare Eren Blaze, signori, che vince la votazione, ma soprattutto vince al 67% un Eren Blaze supereroe. Attenzione, attenzione. Almeno siamo bilanciati, sono due super cattivi, quindi due supereroi si va a aggiungere alla schiera di supereroi Eren, che ancora non è così folta, ma piano piano, e riempiremo entrambi i lati di super cattivi e supereroi. Eroi di youtuber ne abbiamo in abbondanza da disegnare. Ma tra i superpoteri proposti mi sono anche consultato con lui per sapere quale potesse essere una bella idea. E a lui piace molto il fuoco, quindi fuoco, elemento preferito. Katana di fuoco, perché gli piace la katana, quindi sì, ma con il fuoco, perché... Katana di sangue tipo Chikage di Bloodborne, che tra l'altro è la mia arma preferita su Bloodborne. Chi mi segue da tantissimissimo lo sa. Cavaliere non classico, ma proprio Dark Souls style, perché ci piace Dark Souls, ok bambini? Ma vince, stravince col 66% la katana di fuoco. La katana de fuoco. Non so se hai capito, zii. Andiamo al volo però sul profilo di Eren Blaze per rubare qualche fotina. Qualche fotina di riferimento per fare un disegno come Dio comanda. Anche se Dio non ha nulla a che fare con il mio disegno. Ok? Che nessuno si prenda il credito di quello che faccio io. In realtà una sola foto mi dovrebbe bastare, perché l'ho disegnato anche recentemente, quindi si spera che non sia così pirla da non saperlo disegnare. Quindi, sto pensando alla posa. La posa che ho in mente è con la katana ancora dentro l'astuccio, pronta per colpire o che già ha colpito. Si deve vedere il fuoco, quindi dobbiamo farla che già ha colpito. Quindi vado a lavorare al volo sulla posizione della testa. Bambini, vi insegno una cosa molto interessante del mondo dell'anatomia per fringuelli. Nel libro dell'anatomia per fringuelli che ho fatto io, firmato Electric Peo, dice chiaramente: non vi scordate di disegnare la testa. Se non fate la testa, l'essere umano non può esistere, ok? Per andare sul sicuro, disegnatene due. Con due state certi che non sbagliate. La posa è un po' difficile qua da decidere. Sto andando letteralmente un po' a caso, nel modo più dinamico possibile, per capire come cacchio farla. Come la faccio questa posa? Perché se la katana ha questa direzione, dopo finisce che non ci entra nell'intero disegno, a meno che non la faccio un po' curva, qualcosa del genere potrebbe andare. Come bozza iniziale secondo me ci può stare, ci vado a ridisegnare sopra per definire meglio i tratti e i cazzi. Sto iniziando ad aggiungere qualche elemento sul viso, il naso tipicamente aquilino, ma ci sono già tante cose che non mi quadrano. Ma continuo a disegnare per amore della sintesi e della fretta, ma neanche della fretta, non voglio fare un disegno con fretta, ma nemmeno perderci una vita, perché questo lo devo iniziare e finire oggi, signori. Un po' di petto, un po' di abdominals. L'abdominals non è mai abbastanza, signori, ve lo dico io. Che poi il tutto andremo a coprire con l'abbigliamento, ma adesso mi serve comunque perdere del buon tempo nell'anatomia, perché mi aiuta con l'intera posa. Anche se poi non risalterò chissà che muscoli, li disegno sempre in fase di schizzo. E penso che il fuoco, perché lo aggiungeremo dopo, direttamente con il colore. Tipico mio fare il fuoco direttamente con il colore. Se siete nuovi non lo sapete, ma se non siete nuovi lo sapete invece benissimo. E Eren Blaze c'ha un sacco di pelo sotto l'ascelle, tipo così. E anche sul petto, tipo così. Anche sul pube, tipo così. È più che pelo, sembra tipo melma. Wow, wow, bella! Sono uscito dalla melma. Wow, wow, bella. E questo braccio qui, in poche parole, quello dietro sta tipo così, no? Piegato, quindi è un po' difficile adesso da rendere, ma ci proviamo. Che mi piaceva che agguantasse letteralmente l'astuccio della katana, dal quale appunto è uscita la nostra katana. Specchio, specchio delle mie brame, fammi vedere le proporzioni qui, ok? Pam, pam, pam. Pa, 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 pa. Ok, andiamo a lavorare un po' meglio su questo viso. Anzi, lo cancello proprio perché non mi faceva impazzire. Andiamo a trovare bene l'espressione con le sopracciglia. Sopracciglio numero 2, signori, attenzione, un po' più alto. Wow, wow, bella. Sono uscito da...
morbidella. Per dare un tocco di epicità al tutto, io esagererei un pochino con la barba, neanche troppo. Ma il samurai con la barba piace sempre, no? Il tizio con la katana fa sempre molto fico, quindi la esagereremo giusto un pochino, ma neanche troppo. Andiamo a definire meglio i ciuffetti qui, dei nostri capelli. Ultimamente mi piace molto perdere tempo con i capelli e farli soprattutto il più dinamici possibili, che diano idea di movimento, signori, per la mossa che fa, ma non solo, anche perché magari c'è un po' di vento, c'è un po' di brezza in questo disegno. Forse davanti a lui ha un ventilatore, forse dopo lo disegneremo, questo non lo so. Quindi inizieremo ora con l'abbigliamento. L'abbigliamento, andiamo un po' a vedere perché so che a lui piace Bleach, in particolare Ichigo Kurosaki, dal quale potremmo prendere giusto un pizzico di ispirazione per i vestiti, abbastanza da samurai, non armatura quindi, ma il kimono, il tutto. L'abito, qui facciamo vedere un po' di petto, proprio come Ichigo Kurosaki, che il petto a noi non dispiace affatto, anzi, magari ci eccita anche un pochino quando si vede un po' di petto, un po' di peluria, signori, un po' di peletti, quello ci piace, ma adesso li cancello per amore della pulizia, per amore della depilazione, se così vogliamo dire. Qui sulla vita faremo uno di quei nodi un po' stile Orochimaru, con i nodoni giganti, che a me piacciono, a me non dispiacciono. I fiocconi, signori, però quanto grandi, non lo so quanto grandi, però non mi piace. Ma se io questo faccio la fascia qui intorno, no, che fa il giro, posso giocare con il movimento della cinta stessa. Punto 1. Si è appena iscritto Henny Banour, attenzione! Ciao Henny! Sì, ho lasciato gli alert accesi per sbaglio, ormai me li tengo così. Solo che qui c'è un problema di composizione, perché io voglio sempre che il mio disegno rientri in un quadrato, ma qui me lo taglia. Ok, ci siamo, bambini? Penso di sì, penso che vada bene, non lo so. Ci possiamo fare un tatuaggio di fuoco su un petto qui? Soltanto su un pettorale, solo su uno. La simmetria, la asimmetria, ci piace. E quindi avrà la katana di fuoco e secondo me qui ci siamo, siamo a posto con lo schizzo. Quindi io direi di iniziare immediatamente l'inchiostrazione, facciamo diventare tutto azzurrino con la magia. C'è qualcuno che mi ha chiesto come fai a far diventare tutto azzurro con un comando? Beh, qui ci sono le azioni. Non so se si vede in realtà. No, non lo sto registrando questo pezzo perché lo taglio. Lo spiegherò in un altro video. Iniziamo l'inchiostrazione tra 3, 2, 1, via! Carissimi, come potete vedere l'inchiostrazione è terminata. Ho aggiunto qualche dettaglio qua e là in più, come i simboli barra segni dentro l'iride dell'occhio, un po' per richiamare qualcosa simile allo Sharingan, non lo so cosa avevo in mente. Sempre inchiostrazione piuttosto delicata, ma adesso andiamo subito a colorare con tanti peo ballerini che condiranno la scena magicamente, proprio come piace a voi. So che vi piace un sacco, fin troppo in realtà. Ma iniziamo con la colorazione tra 3, 2, 1, via!
bentrovati carissimi, questo Electric Boom. Perché lo sto ridicendo? Non lo so, è che è così tanto, passa così tanto tempo tra inchiostrazione e colorazione che mi scordo che è un unico video. Cioè, fare un disegno del genere mi prende più o meno un pomeriggio intero, quindi il tempo per me è relativo, è qualcosa di assurdo. Ma eccolo qua, la versione finale del nostro Eren Samurai con la katana di fuoco. Ho deciso di non esagerare con il fuoco, proprio perché volevo che si vedesse bene la katana sotto. Gli occhi sono dello stesso colore del fuoco. E se questo disegno vi è piaciuto, se questo super tuber, questo Eren Blaze supereroe, più che supereroe, semplicemente super samurai di fuoco, vabbè, mostrate un bel po' di amore, amore, al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, o un sonno epico leggendario. Quindi adesso vado a casa a dormire, anche se sono le 6 del pomeriggio. Pensate! Per me la cosa più importante, bambini, è che per favore non vi scordiate che questo uomo qua, questo fantastico bimbo qui, che tanto amate, era Electric. こんにちは。